Allora, i pediatri lanciano l'allarme: in solo 21 giorni sono stati segnalati oltre 6.000 bambini con meno di 5 anni positivi al Covid. Noi abbiamo qui un papà d'eccezione, Enzo Paolo Turchi. Ciao Enzo Paolo, abbiamo una mamma in stato di gravidanza, la nostra Vera Kinunen, la nostra avvocatessa è rimasta e il professor Broccolo è collegato. Allora, professore, intanto qual è la situazione? Parliamo sia di donne in gravidanza e poi parliamo invece di bambini molto piccoli. Abbiamo visto che cos'è successo nei fatti di cronaca e bambini invece che compiono entro i 12 anni poi in poi, che si sta parlando adesso, se ne sta parlando tanto, che si dovrebbero vaccinare. Questo è la situazione, il fatto, solo che sul si dovrebbero nessuno interviene, cioè non sono vaccini obbligatori per ora per i bambini. Ci aiuti a capire cosa sta accadendo. Intanto professor Broccolo, poi vedo anche Fabrizio Cerusico collegato. Ciao Fabrizio. Professore. Buongiorno a tutti. Allora, Sui neonati positivi sappiamo che l'infezione intrauterina sono eventi aneddotici e quindi non dobbiamo fare terrorismo su questo aspetto, che i neonati possono infettarsi da madre positiva. Sono quasi tutte infezioni postnatale e quasi tutte asintomatiche. Quindi le madri si sentano libere di scegliere se vaccinarsi o non vaccinarsi. Certamente chi ha delle comorbidità è fortemente consigliato di la vaccinazione, su questo non c'è dubbio. È da poco che la società di neonatologia e ginecologia ha controfirmato questa vaccinazione sulle madri, però sicuramente i dati sono più chiari sulle madri che è consigliata la vaccinazione. Viceversa, sui bambini under 12, in particolare nella fascia 5-12 anni, 11 anni, i dati sono appena stati presentati a FDA, mentre EMA ancora non ha alcun dato. Sono stati presentati circa 4.000 bambini vaccinati fragili, ma abbiamo quindi ancora pochissimi dati per poter fare una valutazione. Di fatto non sono chiari ancora i reali benefici sia nella vaccinazione benefici individuali sia nella vaccinazione intesa come collettività. Okay. Allora, perché? Spiego io perché. Le racconto questa cosa, siccome c'è anche Cerusico qui. Allora, Vera è venuta a raccontarci la settimana scorsa, a parlarci la settimana scorsa del suo vaccino. Vera, adesso sei incinta di quanti mesi? E sono entrata nel settimo mese e ho fatto una dose e la prossima settimana la seconda. Hai fatto una dose di vaccino? Sì. Allora, in questa prima dose di vaccino posso chiederti che vaccino hai fatto? Pfizer. In questa prima dose di vaccino lei è andata dal suo medico, ma come dire, il medico, posso certamente raccontarlo, no? Sì. Il medico le ha detto: io la responsabilità non me la prendo. Vera, la mamma, si è presa lei la responsabilità e si è fatta una dose di vaccino, la settimana prossima se ne farà un'altra. Ora mi chiedo, Cerusico, ma come si devono comportare i medici e perché alcuni medici si comportano così? Inizio a domandarmi. Esatto. Buongiorno a tutti. La scelta di non aver vaccinato questa signora è del tutto arbitraria del medico, di cui io non condivido questo comportamento. Se la signora si presenta per vaccinarsi, bisogna dare importanza anche al coraggio di questa signora in gravidanza, che magari ha paura per le sorti di se stessa e del suo bambino. Invece è fortemente consigliato il vaccino in gravidanza. Abbiamo sicuramente più dati per le donne in gravidanza che per i bambini, come ha detto il collega Broccolo, di cui bisognerebbe essere particolarmente prudenti e aspettare praticamente che gli organi regolatori come l'Agenzia Europea del Farmaco diano la via libera. Pertanto credo sia una scelta arbitraria e non sono neanche d'accordo che una signora si presenta per vaccinarsi che debba essere rimandata via, che poi dopo il ginecologo deve dare un'autorizzazione. Se è un medico, è un medico, non serve una specializzazione per fare un vaccino, serve essere medici. Abbiamo visto che il vaccino è uno strumento fondamentale e irrinunciabile per ritornare a una vita normale. Le donne in gravidanza, si è visto da alcuni dati scientifici, che hanno un rischio di mortalità maggiore di circa 20 volte, proteggono se stesse, proteggono i loro figli e proteggono anche la comunità.
Ora, sul vaccino invece che riguarda i bambini piccoli, io credo, a mio avviso, che abbiamo una necessità importante, che è quella prima di tutto di vaccinare questi 2,5 milioni, 3 milioni di persone over 50 che ancora non sono state vaccinate. Tu sei andata lì e cosa ti ha detto questo medico? Io per fortuna al centro vaccinale il medico era pro, però so molte mamme che vengono rimandate a casa. Ma a te che cosa ti hanno detto? Cioè tu sei andata al medico? Mi hanno detto che era il momento giusto perché ero nel sesto mese, quindi secondo quel medico lì era già un momento avanzato dove si poteva fare il vaccino, insomma. E non troppo vicino al parto, il che era... Sì, ma Eleonora... Hai capito cosa gli ha detto? È a sei mesi, non è troppo... Ecco, è il momento giusto, è in stato avanzato, ma non è troppo vicino al parto. Allora, diciamo che il vaccino, non ci sono delle indicazioni per fare il vaccino a certi tipi di trimestre, perché per esempio tutte le linee guida in questo momento del nostro paese prevedono il vaccino anche le prime settimane. Naturalmente noi sappiamo che le prime 12 settimane sono l'organo genesi, cioè la formazione degli organi, possono essere delle settimane piuttosto delicate. Solamente la Germania ha stabilito il vaccino dal secondo trimestre in poi, non avendo neanche loro dati scientifici appropriati, perciò non capisco questa scelta deliberata e direi che mette in condizioni anche tutte le persone che stanno andando a vaccinarsi di andare con la paura. Una donna che si presenta in gravidanza è già una donna di per sé felice, che vive un momento felice, e noi come medici abbiamo il dovere di portare solamente felicità, serenità e benessere alle persone che si rivolgono a noi per proteggere se stessi, i loro figli e le comunità. Allora, chiedo invece a Broccolo, visto che abbiamo dei genitori qui, Andrea, tu sei mamma di un bambino di... Uno di 15 e una di 12. Un bambino tutti di 15 anni e, un bambino di 12, e una bambina di 12, tutti e due vaccinati, anche quella di 12. Anche la Lucrezia, la tua bimba, che cosa hai deciso di fare? Ma allora ti spiego, io credo nella scienza, mi sono vaccinato tutto. Quanti anni ha Maria adesso? Maria 8. 8 anni, è piccolina. È ancora piccolina, piccola. Però io credo nel vaccino, quindi sicuramente farò fare il vaccino a Maria, ma c'è una parte però che mi fa stare quel 10% un po' in ansia, perché io devo decidere per un'altra persona, per mia figlia, che questo già è molto diverso. Ma io quello che voglio dire, quando voi andate nel vostro medico di base... Sì. Che cosa vi dice? Voglio sapere questo, perché è importante avere dei medici che danno la sicurezza, certo, nel vaccino, ma se ti anche dicono, per i bambini. Però la responsabilità è tua, devi firmare qui. A me quel 10, mi viene un 10% e dire ma sto facendo qualcosa di sbagliato per mia figlia. È questo, perché non si può, non posso prendermi io tutta la responsabilità di questo vaccino. Professor. E questo, forse ci sono delle spiegazioni sbagliate, non cioè, lo non so. Per te, ma per tua figlia. Per questo. Mia figlia, allora, io come faccio a decidere? Le linee guida che cosa dicono? Ma è possibile che ogni medico dica una cosa diversa, professore? Il punto, cioè, il punto è il problema, è un problema. E non va bene, perché non il vaccino va bene. Bisogna questo, farlo. Questo crea una grande confusione, un grande senso di incertezza, di timore nel paziente che va nel soggetto che va a vaccinarsi. Allora, però dobbiamo dire le cose come stanno. Nella fascia di età 5-11 anni ancora non c'è un'approvazione EMA. Dobbiamo almeno aspettare cosa dirà EMA, perché sta valutando tutta una serie di aspetti. Troppo facile dire vacciniamoci, punto e basta. EMA sta aspettando i dati, che già sono pochissimi, e su questi pochi dati, su questi pochi bambini, dovrà valutare i benefici reali, individuali dei bambini. La variante Delta al momento non sta colpendo in modo particolare questa fascia di età. Questo va chiarito. Sta infettando tutti, a prescindere dall'età, nello stesso modo, non in modo particolare ai bambini. Non sta dando un Covid più grave nella fascia di età 5-11 anni. No, non è così. Ci sono un po' più di ospedalizzati, i bambini, che vengono ospedalizzati per altre patologie, al quale viene fatto il tampone e risulta positivo. Quindi
non possiamo neanche dire vacciniamo i bambini per andare in compensazione sugli anziani o gli adulti che non si sono vaccinati per ottenere l'effetto gregge, e così un effetto gregge che non otterremo mai, perché le varianti sono diverse, e quindi scordiamoci l'effetto gregge o effetto massa. Non dobbiamo farlo per questo scopo, perché non lo otterremo mai. Quindi prendiamo tempo, riflettiamo, aspettiamo che si pronunci FDA, che si pronunci EMA, che si pronunci AIFA. Beh, ma quanto ci mettono a pronunciarsi, scusami professore? Ci mettono un po'. Sulle questioni di salute non è... Ci mettono un po'. Comunque, siamo arrivati da una notizia di cronaca, insomma io... Perché EMA deve avere 3 settimane per poter valutare i dati, e ancora EMA non ha questi dati, quindi si pronuncerà ai primi di novembre. Non venga mai in mente di utilizzare la legge 6486 che permette l'utilizzo di farmaci sperimentali in uno stato di emergenza, visto che questa legge non viene utilizzata neanche quando stiamo c'è da utilizzarla. Bambini, esatto, stiamo parlando di bambini, aspettiamo tutte le approvazioni possibili e solo quando saremo certi, sicuri, parleremo di vaccini dei bambini under 12. Tra l'altro, EMA sta valutando anche il dosaggio nei bambini per ridurre gli effetti collaterali. Quindi non abbiamo fretta di cioè fare queste vaccinazioni. Cioè che non ci sia il dosaggio, Maria Teresa è tornata, che non ci sia il dosaggio che c'è per gli adulti, ma un altro tipo di dosaggio, questo è esatto, quanto per i bambini sotto i 12 anni. Un quarto, addirittura un quinto del dosaggio. Non dobbiamo avere fretta, dov'è tutta questa emergenza? 70 anni fa quando si faceva il vaccino per la polio, che all'epoca era sperimentale, adesso oggi sappiamo che è sicurissimo, in ogni classe c'erano 2 bambini con la polio, almeno 2 bambini con paralisi, e tutti vedevano questi bambini con la paralisi. Oggi in una classe quanti Covid gravi di bambini tra 5 e 11 anni abbiamo? Che fretta abbiamo di fare questi vaccini ai bambini tra 5 e 11 anni? Aspettiamo i dati. Visto che lei dice si sta parlando di bambini. Prego, sì, Maria Teresa. Sì, visto che lei sta dicendo questo e io la sposo appieno, vi siete resi conto, si sono resi conto che i ragazzi dai 12 ai 13 anni fanno il vaccino del richiamo del papillomavirus e fanno il vaccino del richiamo della polio, e in questo hanno costretto le federazioni sportive a far vaccinare di Covid questi bambini che fanno 3 vaccini così in un anno? Che mix è una bomba! Tanti bambini allora, stanno lasciando... Maria Teresa, sì. No, piano, intanto. Quelli previsti da legge sono una cosa. Il Covid, noi stiamo parlando del vaccino del Covid in questo momento, per cui vorrei evitare di parlare di altro perché gli esperti in questo momento sono legati al Covid. Scusate, fatemi finire un attimo di parlare. Dopodiché stiamo parlando dei vaccini sotto i 12 anni, perché su quelli sotto i 12 anni la comunità scientifica oggi sta attendendo di avere dei dati in mano e di potersi esprimere in una certa maniera. Non andiamo a fare altro, perché allora dobbiamo prendere un altro tipo di discorso e chiamare degli esperti chiaramente più ampi. Okay. La legge che cosa prevede? Adesso un attimo Fabrizio, arrivo da te. La legge che cosa prevede oggi sui bambini sotto i 12 anni? Oltretutto hai fatto bene a differenziare, perché gli altri vaccini sono obbligatori, quindi non è una scelta di nessuno, i genitori devono per forza vaccinare. Ma già si è espressa la comunità scientifica su quelli. Non mescoliamo, sono assolutamente d'accordo. Oggi diciamo la legge intanto è una responsabilità, quando si parlava prima di responsabilità, non è una responsabilità giuridica, non ha una responsabilità penale che hanno i genitori o di altro tipo, diciamo una responsabilità educativa, certo mi rendo conto. Personalmente io, avendo 2 figli adolescenti di una appena di 12 e l'altro di 15, ho ritenuto di vaccinarli perché rientrano comunque nella fascia vaccinabile, dove è stato detto... No, 12 anni è lì su, però. 12 anni, e poi una femmina, insomma, nella fase dello sviluppo, non è esattamente una passeggiata. L'ho resa partecipe, gli ho detto: Lucrezia, c'è questa situazione, ma loro vogliono vaccinarsi, ragazzi vogliono vaccinarsi, perché dopo 2 anni di essere rinchiusi in casa non vedono l'ora. Oltretutto mi sono detta, a livello di responsabilità,
se mia figlia o mio figlio non li vaccino, quanto pregiudico la loro vita sociale? Non possono fare sport perché serve il Green Pass? Mm. Non potranno forse andare a casa degli amici o delle amiche perché no, i genitori potranno dire no, la bambina non è vaccinata, non possono fare Enzo i compiti. Paolo. Esatto, perfetto. Però c'è anche poi in quella parte che dicevo io sono per il vaccino, però che questa responsabilità me la prendo io. E se il vaccino non è sicuro, come diceva appunto... Per i bambini? Per i bambini parlo sempre. No, non ha detto che il vaccino è sicuro, ha detto che no, stanno aspettando non i è dati. Ancora, ecco, se il vaccino non è ancora sperimentato al massimo e tutto, c'è quel 10%. Io da genitore mi è difficile. Però l'altra fascia della medaglia è la responsabilità di far prendere il Covid al bambino. Esattamente. Cioè, sì, non è che però, abbiamo una scelta tra non però Covid non ci, il Covid. Mi dica c'è. Quanti bambini hanno il Covid. Questo non lo so. Però ce ne sono tanti, abbiamo dato i dati prima. Fabrizio Cerusico e poi Broccolo. Sì, allora io volevo sottolineare una cosa molto importante, Leonora, che spero di condividere con il bravo collega Broccolo, che la prima necessità medica in questo momento è di proseguire la vaccinazione sugli over 50. Non dimentichiamo che un paziente over 50 potrebbe diventare parte di una categoria molto fragile, perché negli ultimi anni è aumentata l'ipertensione, è aumentata la sindrome metabolica, sono aumentate talmente tante di quelle patologie. Si è visto che molti pazienti gravi di Covid erano diabetici, perciò io in questo momento mi concentrerei su questo, sempre attenzionando i fatti sui bambini, ma sarei molto molto cauto, prudente e valutare molto bene le autorizzazioni. Perciò io direi aspettiamo un attimo, non c'è fretta, anche perché questi vaccini, diciamoci la verità, hanno avuto una rapidità anche ma le linee guida sulle donne in stato di gravidanza e sui bambini sotto i 12 anni che cosa dicono, professor Broccolo? Brava, le linee guida del ministero che cosa dicono? Non è che chi scrive le linee frizzato Brocco. Non è che chi scrive le linee guida del ministero si trova una mattina lì a scrivere quello che pensa. Attenzione, cioè, quando vengono scritte nero su bianco determinate cose è perché ci sono fior fior di professionisti che hanno studiato mille dati e mille situazioni, per cui scrivono delle linee guida, si chiamano proprio così perché vengano seguite dalla cittadinanza. Professore, poi no, dimmi Vera. Non possiamo colpevolizzare le mamme per la decisione, deve essere una decisione dei medici uniti, se no è troppo difficile per noi. Per un genitore è impossibile. Sì. Professore, ti sei frizzato? Sì. Vediamo un'immagine, mi dicono che non è buono. Allora, Cerusico, cosa dicono? Tu che insomma fai questo di lavoro. Sì, allora, io mi sono sfrizzato. Allora, le linee guida praticamente per quello che riguarda la donna in gravidanza ci dicono che è assolutamente consigliatissimo di fare il vaccino in gravidanza. Le linee guida per quello che riguarda i bambini al di sotto dei 5 anni ancora non ci sono, ci sono pochissimi dati, non ci dobbiamo far spaventare se ci sono degli eventi occasionali, so che è morto recentemente un bambino di Covid, non ci dobbiamo tenere in considerazione sicuramente, ma non creare degli allarmismi, non ci sono degli elementi scientifici, ok, il bambino è ricoverato e non ci sono elementi scientifici, non ci sono linee guida perlomeno per quello che riguarda l'Italia che possano obbligare, imporre o fortemente consigliare come la donna in gravidanza. Le mie pazienti in gravidanza fanno tutte quante il vaccino, se non fanno vogliamo il vaccino si prende la responsabilità. Vogliamo rasserenare il nostro pubblico, professor Broccolo, a lei, vogliamo rasserenare un po' il nostro pubblico, ci state scrivendo in tanti, fare il vaccino fa bene, è giusto anche, e questo lo dicono linee guida, non lo dico io, per le donne in stato di gravidanza. Velocemente, professore, che sono in chiusura. Sì, non c'è un solo dato al momento negativo per quanto riguarda le donne in gravidanza. A livello mondiale non è stato descritto ancora un dato negativo. Siamo sempre con la lente di ingrandimento a capire, vedere se viene descritto anche un caso aneddotico post vaccino in donne in gravidanza. Al momento che io sappia non ce ne sono di questi dati. Per cui le linee guida, il ministero dice vaccinatevi. Siete in gravidanza, mi dispiace però questo lo dico che molti medici non si prendano la responsabilità. Io vorrei seguire un po' un'inchiesta su questo perché non è la prima Vera che ci viene a raccontare
di questa situazione. Ci auguriamo anche che i medici tutti insieme si riuniscano per dare dei messaggi di serenità a tutte le persone e soprattutto a chi sta vivendo momenti felici così come quello di aspettare un bambino. Grazie.